Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi vi voglio presentare il secondo romanzo della serie Fuori tema di Denis Grover Swonk. Il primo l'abbiamo presentato la settimana scorsa. Si tratta de La vita si veste di moda. Denise Grover Swonk è nata a Kansas City, in Missouri. Durante l'infanzia e l'adolescenza ha fatto su e giù per gli Stati Uniti al seguito della famiglia, cambiando 4 stati, 5 città e 10 case. Parla sia l'inglese che il cinese e lo spagnolo. Si è resa molto presto conto di avere una vera e propria passione per la scrittura, fin dalle scuole medie. Fino al 2009, infatti, ha lavorato come blogger, poi ha vinto un concorso letterario e da quel momento non ha più smesso di pubblicare. Oggi è un'affermata autrice di romanzi rosa. Ha 6 figli, 3 dei quali adottati. Come abbiamo anticipato, La vita si veste di moda è il secondo romanzo autoconclusivo della serie Fuori tema. Carolyn Hunter ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza in un campo per roulotte. Ha imparato a difendersi dalle prese in giro degli altri ragazzi, con una certa aggressività ed ha sempre coltivato il sogno di, poter un giorno accedere a un contesto socialmente più accettabile e di avere una solida sicurezza economica alle spalle. Per realizzare il suo progetto ha chiesto un'infinità di prestiti, allo scopo di iscriversi alla Southern University per frequentare il corso di moda e design. La famiglia non solo non l'ha appoggiata in questo suo desiderio di andare al college, ma addirittura ma l'ha ostacolata al punto da imporle un out-out, o il college o la famiglia. Caroline ha scelto lo studio e ha quindi tagliato completamente i ponti con la famiglia d'origine. Si è sistemata alla Southern, dove si è reinventata come studentessa modello e brava ragazza per eccellenza, una di quelle ragazze che i figli di buona famiglia sposano volentieri. Ormai Caroline è ad un passo dalla laurea. Professionalmente parlando, tutta quanta la sua carriera dipende dalla sfilata annuale che viene organizzata dalla facoltà e che è un biglietto d'ingresso per un lavoro, in una rinomata casa di moda newyorkese. Dal punto di vista sentimentale, invece, dopo una grossa delusione e alcune storie di poco conto, sembra finalmente aver individuato il candidato ideale al ruolo di marito. Ma i programmi di Caroline vengono ben presto, si scontrano ben presto con la realtà. Il prescelto è in realtà, si scopre essere un ragazzino viziato, abituato a prendere tutto ciò che vuole senza tanti riguardi per il prossimo, e l'organizzazione della sfilata viene complicata dall'intromissione di una nota organizzazione no profit che impone regole particolari, che costringono Caroline a riprendere i rapporti con quel mondo di degrado che si è tanto facilmente, che si è lasciata alle spalle con tanta difficoltà. È in questo momento così complicato che Caroline conosce Reed, brillante studente di matematica, futuro professore squattrinato, apprensivo fino all'eccesso con la sorella minore e restio a parlare del suo passato. Fra Reed e Caroline la chimica è immediata, ma riuscirà Caroline a liberarsi delle sue paure e dei suoi pregiudizi e quindi a legarsi davvero a un ragazzo così diverso dall'ideale che lei si era costruita? Allora, il secondo romanzo della serie Fuori tema è sicuramente migliore rispetto al primo. Sebbene la trama continui a non essere particolarmente originale, qui è presente una vena ironica che mancava nella matematica del cuore e che invece avvicina questo secondo romanzo di più a quel Ti sposo per caso, che è poi l'ultimo romanzo dell'autrice e di cui vi ho già parlato. I personaggi e il loro background risultano credibili. La tematica sociale non viene gestita con l'introspezione, ma contestualizzata attraverso l'intreccio ed è quindi più delicata, ma anche più credibile per il lettore. Lo stile è sempre scorrevole. Nel complesso, dunque, questo è davvero un bel romance. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!